Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Trump impegnatissimo in comizi in tutti gli Stati Uniti per una campagna elettorale che nel caso suo è già iniziata da parecchio tempo. Ha dichiarato in questi giorni: impedirò la terza guerra mondiale, e ha lodato Putin e Orban. Trump, che la Corte Suprema del Colorado i giorni scorsi ha dichiarato ineleggibile. La Camera americana intanto ha autorizzato l'indagine per l'impeachment di Biden. Partiamo da queste tematiche per capire cosa sta avvenendo negli Stati Uniti, assieme a Umberto Pascali in collegamento da Washington. Ciao Carlo, saluti a tutti quelli che ci ascoltano. Sì, hai messo dei bei paletti da seguire. Beh, noi finora, tutte le volte che abbiamo parlato, ci siamo molto concentrati sulla situazione, diciamo, russa, sulla situazione della ribellione del mondo alla oligarchia globalista, no? La creazione di un mondo alternativo che già di fatto esiste e dal gennaio prossimo comincerà a esistere de jure, mi aspetto, specialmente dopo che la Russia avrà la presidenza di turno del BRICS, che a questo punto comprende più della metà del mondo, direttamente o indirettamente. Non abbiamo considerato gli sviluppi qui dove sono io, negli Stati Uniti. Cioè, era ovvio, qui c'è Trump, c'è Biden che è vecchio, rimbecillito, questi vogliono fare la guerra, non ci riescono, la vogliono vincere, la perdono. Però quali sono i veri cambiamenti che stanno avvenendo nel ventre profondo degli Stati Uniti, tra la popolazione e anche tra, non diciamo la grande oligarchia che semplicemente pronta a bruciare il mondo pur di sopravvivere, ma nell'elite, in quelle che loro avevano usato, l'elite politica, anche l'elite militare in qualche modo, parte dell'elite militare, anche l'elite economica, spaventata dal baratro in cui la stanno precipitando, in cui a forza di sanzioni e forza di tentare di isolare la Russia hanno isolato se stessi. Allora, tu dicevi giustamente, partiamo da questo. Trump sta facendo dei comizi ultimamente scatenato e sembra essere ritornato, no, è ritornato il Trump, quello cattivo, quello che scherzava col fuoco, no? Tu, non toccare quei fili, no? E lui tocca quei fili. E i fili che tocca sono i fili putiniani, quelli secondo i media, no, non tocca a lui. Abbiamo stabilito che lui è il cattivo, è il demonio, è il massimo dell'abominio. E tu, gli Stati Uniti sono contro, c'è cioè la guerra, no? Quindi, se esce fuori una forza dentro agli Stati Uniti che dice: ma sto Putin poi non è così male, in qualche modo, in qualche forma, comincia ad avvicinarsi a. La popolazione viene liberata da questo incantesimo, da questa idea che ancora viviamo nella guerra fredda e quindi i ruschi ci attaccano con i sottomarini che arrivano a Manhattan, no? Quelle cose da film. Esatto, Mangiando bambini. non sono riusciti a uscire fuori, perlomeno psicologicamente o mediaticamente o nell'immaginifico, dall'idea. Sono russi e allora sono comunisti. Comunisti che vuol dire? Quelli che ci tirano la bomba atomica, che ci ammazzano e allora dobbiamo reagire, no? Invece adesso sta succedendo qualcosa di opposto, qualcosa che era iniziato e sembrava quasi concluso nel 2016 con la vittoria inaspettata, inattesa, dirompente per l'oligarchia, no? Proprio shell shocked. Sotto bombardamento di Trump, che non doveva mai vincere, specialmente con quella piattaforma, cioè ritorno a interessarci dei nostri problemi interni, cioè sovranità nazionale sarebbe, e potenziare la nostra economia e migliorare il tenore di vita per
basta con queste guerre continue all'esterno, non ci interessano, siamo contro, non vogliamo più fare il gendarme del mondo. E la gente dice, ah, ma questo c'ha ragione, io perché mi devo interessare a fare la guerra in Iraq, in Afghanistan, e lui, Trump o il suo gruppo, nonostante tutti i problemi, perché chiaramente non era una cosa precisa, tutta rinfiocchettata che andava diretta lì, c'erano varie spinte e controspinte anche dentro tutto il firmamento Trump, però l'idea era, io non faccio, prima cosa, comincio nel non fare le guerre, poi qualsiasi altro trucco eccetera va benissimo, però non faccio le guerre, e poi comincio a prendere distanze dalla NATO, magari dicendo ma la NATO, il problema della NATO è che loro, gli europei, non pagano, quindi loro devono pagare, sapendo bene che se tu agli europei gli dici devi pagare il doppio di quello che paghi adesso o il triplo perché c'è la guerra, quelli ti fanno il gesto volgare, no? O di fatto o te lo dicono anche. Quindi è stato accusato recentemente, poi penso che ne abbiamo parlato anche noi, no? Recentemente anche da suo esper, questo... Sì, ne abbiamo parlato, sì, la volta scorsa. Sì, ve lo voglio far vedere per sicurezza. Questo è Esper, uomo del complesso militare industriale, letteralmente pagato da loro. Mike Esper. E che l'ha accusato di voler distruggere la NATO. Ora, Trump, quindi dovrebbe essere stato intimidito, ah, mi avete accusato, allora io devo registrare. No, che fa? Lui dice, io sono l'unico, dovete votare per me perché sono l'unico candidato che può farvi questa promessa. In un rally, sta facendo un rally, cioè questi comizi di massa, che naturalmente Biden o nessun altro si può permettere, neanche lontanamente, sono l'unico candidato che può farvi questa promessa, impedirò la terza guerra mondiale. E ha detto che il problema è che Biden invece sta andando in tutti i modi verso la guerra, lui la impedirà. In un altro comizio nel New Hampshire era ancora più esplicito, perché ha detto conoscete Putin? Ha detto alle migliaia di persone, conoscete Putin? Sì, lo conosciamo! Cioè non si capiva se era di apprezzamento o di sorpresa, no? Dice, beh, allora vi dico una cosa, lui sapete che ha detto? Lui, Putin, una persona intelligente, uno che sa qualsiasi cosa, ha detto, quando gli è stato chiesto, ma Biden sta facendo le truffe elettorali contro Trump, in tutti i modi, quindi tu che ne pensi? E Putin ha detto, beh, io non prendo posizione, però io di questa cosa sono contento. E sapete perché Putin è contento? Perché ha detto che questo attacco contro di me significa, cioè dimostra il marcio del sistema americano. Ecco a che punto siamo arrivati. Biden dimostra al mondo che noi siamo un sistema marcio, basta, lo dobbiamo cacciare, no? Quindi, se vi ricordate, nel 2016 questa cosa di Putin-Trump cominciò perché Putin aveva detto, che ne pensi di Trump? E Putin aveva detto, ma non lo so, però mi sembra una persona brillante, uno che sa parlare, sa fare. Quello scatenò le paure più profonde. Dice, qui finisce il divide et impera, quello basilare. Adesso stiamo ritornando allo stesso punto. Adesso non c'è più nessun timore da parte di Trump di dire queste cose. E penso che queste si ripeteranno ancora di più. Voglio la pace, non voglio le guerre all'esterno, e Putin è una persona interessante da tenere in considerazione. Poi nello stesso comizio nel New Hampshire, che è stato poi sabato scorso, ha detto Orban, conoscete Orban? È la persona più brava e più intelligente nella comunità europea. Cioè c'è una... Alla faccia di Macron, di Scholz, della Meloni, di Draghi, eccetera, eccetera. È una strategia dell'attenzione da parte di Trump verso Orban che è incredibile. Attraverso
diciamo così, anche se naturalmente un giornalista indipendente, ma attraverso Tucker Carlson, il famoso giornalista che è stato cacciato per dire la verità dalla Fox, no? E che adesso ha ricreato un suo grande gruppo giornalistico, editoriale, televisivo, Tucker ha visitato Orban almeno due volte, ha fatto dei servizi speciali, perciò l'unico presidente del Consiglio, l'unico primo ministro europeo che ha una posizione chiara sulla NATO, nel senso è più importante gli interessi nazionali ungheresi che quelli di Bruxelles, l'unico che c'è questa posizione, e che dice noi la guerra con Trump, con Putin non ci interessa, non è una cosa che va a nostro vantaggio, quindi adesso gli abbiamo dato tanti soldi, tante armi, ma adesso è finito. Ecco, questo Orban qui viene preso da Trump come modello. Quindi questa è la situazione elettorale in cui un giudice incredibile, disgustoso, un giudice del Colorado, in cui tutti i giudici sono stati eletti con i soldi di Soros. In Italia, Carlo, sembra incredibile, dice come il giudice eletto con i soldi di Soros. Ma qui è, virgolette, perfettamente legale, nel senso che i giudici vengono eletti e si sa benissimo che la strategia di Soros era quella di io do soldi a palate a livello locale, dove il giudichetto, il piccolo magistrato che si deve fare eleggere nella contea del Colorado, che potrà avere $10,000, io gliene do 100,000 e quello corrompe, paga letteralmente uno per uno tutti gli elettori, no? Oppure fa le truffe. Senti Umberto, volevo chiederti, ecco, per quanto riguarda appunto la sentenza, no, della Corte Suprema del Colorado, ecco, Trump rimarrà ineleggibile? No, cioè questa è una cosa che non che funziona a livello di impatto, di rassicurazione di quelli prigionieri della cappa del Partito Democratico, no? Gli fa credere che ecco, adesso l'abbiamo acchiappato, eccetera, ma non c'è nessuna possibilità. La Corte Suprema, no, cioè non c'è nessuno, compresi i democratici, che si aspetta che la Corte Suprema degli Stati Uniti, cioè la funzionale, non abbatta questa sentenza. Però il fatto che l'hanno fatta è uno dei punti più bassi, cioè un giudice senza nessuna base dicendo che Trump è colpevole di insurrezione, ma a parte che noi sappiamo quello che è stato il 6 gennaio del 2021, ma non è stato mai non solo condannato per insurrezione, ma neanche charged, come si dice, neanche incriminato. E allora questo giudice si inventa che lui è stato già accusato, incriminato di insurrezione, e quindi l'insurrezione è l'unico crimine per via della guerra civile, tra il nord e il sud, l'insurrezione è l'unica cosa che squalifica, perché ai tempi alla fine della guerra civile, vabbè, se un generale del sud si vuole presentare con una piattaforma, allora è vietato, no? Questo è l'unico cavillo, e hanno preso questo, però ti ripeto, è per rassicurare il proprio elettorato, che tra l'altro sta scappando. A questo punto, secondo i sondaggi in generale, non di Trump contro Trump, lui stravince, non so, c'ha 50 punti in più di qualsiasi altro candidato nel Partito Repubblicano, però c'ha 4 punti in più rispetto a Biden, no? Che sarebbero pochini, se vogliamo credere ai sondaggi, ai quali non bisogna credere tutto sommato, no? Sì, i sondaggi calcolano, facendo la frode, facendo questo, e avendo i soldi di Zuckerberg per pagare le lezioni come hanno fatto l'ultima volta, eccetera, a che punto arriviamo? Arrivi 4 punti di meno, no? E naturalmente sono molto di più, perché Biden non si sa neanche se ci arriverà alle elezioni. A questo punto non sono pronti, avevano l'opzione Gavin Newsom, governatore della California, però a questo punto i tempi stanno diventando così ravvicinati che non, anche se lo mettessero in campo adesso, non so se riescono a calibrare questa macchina. E in più la gente non ne può più, ma soprattutto è che a livello internazionale la Russia ha vinto la guerra. E stanno cercando, come pesci presi all'amo,
stanno cercando di svicolare in tutti i modi da questo, di non riconoscere la realtà, perché aver vinto la guerra, quella che si è svolta in Ucraina, ma non era una guerra con l'Ucraina, era una guerra contro tutta la NATO, e la NATO ha perso, e perdere una guerra di questo genere ha conseguenze. E le Ma conseguenze senti, sono. ma la von der Leyen ha già detto, ha già parlato, invece ha ribaltato già il discorso, dicendo, non parlando dell'esito ormai chiaro della guerra, ma dicendo, ha evocato la parola vittoria, dicendo, ha cambiato il discorso allora, no? Ha svicolato, ha detto che l'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea sarà la vittoria dell'Ucraina. Ecco. Questo sto dicendo, è proprio il pesce preso all'amo profondamente, povero pesce, e cerca di svincolarsi. E addirittura hanno detto che hanno declassificato, come si dice, desecretato un documento, una valutazione dell'intelligence della CIA. Puoi immaginare che fiducia c'ha la CIA a questo punto da parte degli americani. Hanno decretato. È una valutazione sulla guerra in Ucraina e dicono che i russi sono partiti con, non vorrei sbagliare, non so, con 650.000 uomini, ne hanno perso 615. Cioè, una cosa palesemente idiotica, no? Però adesso. Come i bambini, no? Tu dici così, io dico il contrario, no, noi stiamo vincendo. La realtà però non cambia assolutamente, perché sotto sotto stanno facendo vari tentativi di abbordare Putin, i russi, in qualche tipo di negoziato in cui soprattutto prima non ci rimettono la faccia con le elezioni del novembre 2024. Ma poi trovano un modo per calmare le cose, cosa impossibile nel momento in cui stanno per fare eleggere, spero che non succederà, ma c'è questo Stubb, Alexander Stubb, candidato alle elezioni in Finlandia, il quale ci sono tutte le prove che era stato reclutato dalla CIA, addirittura da un agente che si chiamava Plame, una signora che l'avevano coltivato da quando stava all'università, cioè l'hanno seguito passo per passo, e lui addirittura ha scritto un libro, questo Alexander Stubb, vantandosi di, perché lui era stato già precedentemente primo ministro, vantandosi di questo. Ci guarda, la CIA è furba, ha capito che doveva affondare i denti nel candidato che c'era la possibilità fin dai tempi dell'università, no? E la Finlandia, paese che era stato sempre neutrale, e i finlandesi non avevano niente contro i russi, Finlandia faceva parte dell'impero russo, tra l'altro, però adesso ha concesso 15 aree, non le chiamano basi perché è brutto chiamarle basi, aree in cui la NATO può mettere tutto quello che vuole, no? E naturalmente questa è una cosa molto pericolosa perché la Finlandia sta vicino a Mosca. Se la NATO con mezzi nucleari poteva raggiungere dall'Ucraina Mosca, dove sta il centro di comando nucleare, in 5 minuti, la Finlandia non è molto diversa, sono 7 minuti si calcola. Quindi ti puoi immaginare come i russi possono vedere trattative possibili con questi criminali, no? In una situazione di questo genere. Però quello che li preoccupa soprattutto, a parte che Putin, l'influenza di Putin, non solo di Putin, ma insomma di tutto questo schieramento, adesso si è messo in alternativa. Non semplicemente noi siamo contro, no? Noi non ci piace, voi imperialisti, neanche più quello. Noi andiamo avanti per la nostra strada e non ci potete fermare. E in effetti non li possono fermare, né militarmente né economicamente. Noi vedremo, per esempio, l'anno prossimo, appena comincia, penso, si comincerà a parlare di un nuovo sistema di pagamenti internazionali. Cioè, se la Russia doveva essere murata viva e altri paesi murati vivi, senza SWIFT, senza possibilità di comprare e vendere, cose bibliche proprio, adesso
ci sarà un sistema alternativo per cui i paesi dello SWIFT, questo sistema di pagamento che esiste adesso, cominceranno a diventare una metà e poi una minoranza. Ma ti voglio leggere una cosa che dimostra le paure più profonde, più intime, più non rivelabili dell'oligarchia. Questo è l'ultimo numero di Foreign Affairs che io sto facendo vedere a tutti i miei amici. Ecco, questo è Foreign Affairs. Questo qui è il giornale della Committee on Foreign Relations, il Comitato per le Relazioni Estere, che sarebbero i grandi esperti, quelli che dicono all'oligarchia, che dice vogliamo fare qualcosa contro, che ne so, la Cina. E allora quelli gli studiano tutto quanto, come, quando e perché, cioè sono gli esperti. L'ultimo numero è questo, The Self-Doubting Superpower, la superpotenza che dubita di se stessa. L'immagine è molto rivelatrice, c'è il riflettore della storia o del mondo che si punta sugli Stati Uniti che sono così grossi. In realtà gli Stati Uniti si sono ridotti così piccoli, è lo stesso nell'articolo. È scritto da Farid Zakaria, che è uno specialista di questi. Ti leggo alcune frasi rivelatrici. La sfida più preoccupante all'ordine internazionale basato sulle regole, questa è la formula che c'hanno adesso, the rule-based order, cioè abbiamo un ordine basato sulle regole. Non spiegano mai quali sono queste regole, ma sono regole che loro hanno e che tutti devono seguire, altrimenti ti facciamo le sanzioni, ti cacciamo di casa. Ok, la sfida più preoccupante all'ordine internazionale basata sulle regole non viene dalla Cina, dice con grande mossa retorica questo Farid Zakaria, non viene dalla Russia o dall'Iran, e da dove viene? Viene dagli Stati Uniti, ma come mai? Se l'America, consumata da paure esagerate del proprio declino, e qui comincia a attaccare la popolazione americana, e gli fa la psicanalisi, gli fa l'analisi psichiatrica, se l'America, consumata da paure esagerate del proprio declino, si ritira dal suo ruolo di guida negli affari mondiali, si apriranno vuoti di potere in tutto il mondo e si incoraggerà una serie di potenze e attori a cercare di inserirsi nel disordine. Abbiamo visto quello che può succedere in Medio Oriente, naturalmente provocato. È inquietante, e qualcosa di simile succederà in Europa, in Asia, sarà la fine del mondo se gli Stati Uniti smettono di farla il gigante scemo che va in giro per il mondo, il gendarme armato. È inquietante assistere al ritorno di parti del Partito Repubblicano all'isolazionismo. E questa è la parola chiave. E lui poi nell'articolo esplicitamente fa il nome di Trump, cioè quelli che seguono Trump vogliono l'isolazionismo. Isolazionismo è una parola... È un'accezione in questo senso, vogliono usarla volutamente in senso negativo, l'isolazionismo. Esattamente, ma l'isolazionismo come parola l'hanno inventato loro, perché se un paese dice io voglio fare i miei interessi nazionali, sei isolazionista perché... Il tuo scopo principale, la tua missione è quella di fare la guerra a Taiwan, e di fare il blocco dell'Iran o di quel paese africano che si è comportato male, o mandare la flotta militare, eccetera. Gli americani, secondo lui spiega, secondo tutti i survey, tutte le ricerche di mercato, eccetera, non ne possono più di queste, sono assolutamente contrari. E questo è uno dei motivi per cui votano Trump. Non è neanche che sono d'accordo. È proprio la popolazione che è contraria ormai. Non ne può più di fare la fame, cioè sempre peggio, e poi gli dicono che adesso c'è da finanziare l'Ucraina, che poi noi sappiamo che questi finanziamenti all'Ucraina, che sono stati impediti dalla Camera, no? E la Camera, cioè dai repubblicani della Camera, perché i repubblicani della Camera... perché sono vicini a Trump, eccetera, ma soprattutto perché questi deputati, che normalmente vengono pagati dai lobbisti delle ditte delle armi farmaceutiche, tutti i lobbisti possibili, no, letteralmente li pagano in modi creativi, questi qui adesso, quando tornano a casa, quando tornano
nel Minnesota, nel Wisconsin, nel Tennessee, i loro elettori locali, quelli che l'hanno portato in Parlamento, li mangiano vivi, li mangiano, non vogliono più sentire: noi vi aumentiamo i prezzi di tutto perché dobbiamo finanziare l'Ucraina. Anche perché ormai è il segreto di Pulcinella che questi soldi per l'Ucraina sono soldi che vanno a tutta questa banda, come dici, questo animale che vuole mangiare, no? Che comprende il Partito Repubblicano, quelli i Rhino cosiddetti, no? Quelli legati a questi circoli lobbistici, al complesso militare industriale, eccetera. I democratici, ancora peggio, no? Sanno benissimo che questi soldi sono aiuti boomerang, perciò adesso stanno impazzendo perché gli investimenti per l'Ucraina sono stati bloccati, non sanno che fare. Perché? Perché se loro non nutrono questa bestia parassitaria, che va molto al di là di Zelensky, Zelensky è il pupazzetto che è come, che ne so, la zingara che ti fa vedere la mano insanguinata, dice dammi i soldi, lui ha la mano insanguinata. Se questi non danno soldi a quelli che fanno, per essere brutali, truffe elettorali, quelli gli si rivolgono contro, quindi una bestia affamata li assale. Quindi adesso stanno meditando, ci sono incontri, si dice, sono stati tra governo inglese e governo americano, o meglio forse Wall Street e City di Londra, per prendere questi fondi russi bloccati negli Stati Uniti, che sono stati congelati nelle banche, cosa completamente illegale, ma non solo li vogliono congelati, ma li vogliono prendere e dare all'Ucraina. Ecco, così noi sfamiamo la bestia. Questo è il livello di pazzia, no? A cui sono arrivati. E qui si sta riformando, Carlo, quella coalizione ideale ma anche molto pratica che si era formata nel 2016. E cioè noi abbiamo Trump, con gruppo, diciamo, gruppo isolazionista americano, e Putin, e adesso con quello che è diventato il gruppo di Putin, no? Con quello che è diventato il BRICS adesso, che non ha più nessuna relazione con quello che aveva all'inizio, quando fu creato dal tizio della Goldman Sachs come nome BRICS, adesso non ha niente più a che vedere con quello. E il terzo elemento importante, che si vedeva fin da quei tempi, è da parte della Chiesa Cattolica, da parte di Monsignor Viganò. Io penso che questo sia il motivo per cui Viganò riceve tanti attacchi, perché Viganò aveva spiegato bene, cioè, con questa situazione orrenda che abbiamo con Bergoglio, no, lui l'ha detto, è un uomo di questi oligarchi, di questa oligarchia luciferoide, che è stato messo a capo del Vaticano per far scoppiare la Chiesa Cattolica. Non più di qualche ora fa, mi risulta qualche ora fa, Monsignor Viganò ha parlato dei gay, la benedizione delle coppie gay, Bergoglio è un servo di Satana, visto che Bergoglio aveva aperto alla benedizione delle coppie gay. Esattamente. Questo, un dato di cronaca. Esattamente. E questo è stato l'ultimo intervento, tu l'hai catturato subito, che è successo proprio nelle ultime ore, no? In cui lui ha preso posizione durissima, ma anche molto precisa. Cioè, io confesso, che io ho cominciato a seguire, non conoscevo Viganò, ho cominciato a seguire ai tempi, in concomitanza alle elezioni americane, quello che si diceva dello stato profondo del gruppo, per esempio, dei Rothschild, la signora Lynn Forrest Rothschild, che ha creato questo gruppo sul capitalismo inclusivo, che sarebbe leggi fascismo, e poi ha scoperto che questa Lynn Forrest Rothschild aveva presentato questo gruppo di fronte a Bergoglio, cioè Bergoglio aveva mandato un cardinale a rappresentare lui stesso alla creazione di questo gruppo dei Rothschild, Schwab, eccetera, eccetera. Poi ho capito molto di più leggendo le analisi
cioè non solo dal punto di vista spirituale, che naturalmente è cruciale in una persona come l'arcivescovo Viganò, ma anche le analisi strategiche sono di un'incredibile lucidità, profondità, e fanno paura perché veramente denunciano senza possibilità di errore. Ma lui ha fatto una cosa, Viganò ha fatto una cosa che non doveva fare per l'oligarchia, è arrivato a un punto troppo grosso, troppo inaccettabile. Il 14 marzo a Mosca si teneva il convegno di fondazione del Movimento Internazionale dei Russofili, non so se in Italia ne è stato parlato, tra l'altro c'è anche Dugin, ma non è solo Dugin, stanno degli intellettuali, degli esperti, dei politici. Silenzio assoluto. Tutto il mondo, no? E lui prende posizione a favore della Russia, lui aderisce al movimento dei filorussi. Cioè, una cosa che non si può fare, tu sei cattolico, conservatore, devi essere antirusso perché i russi sono comunisti o sicuramente bestiali, e quindi, e poi c'è la cosa ortodossia e cattolicesimo, assolutamente. Bergoglio ha fatto di tutto per non mandare avanti il dialogo con la Chiesa ortodossa russa, per esempio, in vista proprio di questa operazione in Ucraina di provocazione antirussa, no? Lui è completamente un ascaro alto livello in questa operazione. Ma ti leggo una frase che scriveva del messaggio che lui, che Viganò ha mandato al Movimento Internazionale dei Russofili a Mosca, in cui lui attacca il liberalismo nell'ideologia globalista, che è alla base del delirante progetto del nuovo ordine mondiale, un progetto infernale, come giustamente evidenziato nel suo recente intervento il presidente Vladimirovich Putin, in cui l'odio per la civiltà cristiana vuole creare una società di schiavi asservita all'elite di Davos. Cioè lui mette insieme, giustamente, l'unico che trae le conclusioni, dà le radici della fede cristiana o della cattolica, sia per uno che ci crede, che non ci crede, che è dentro, che è fuori, ma lui parte da questi principi e dimostra che bisogna lottare in tutti i modi per sconfiggere l'oligarchia globalista. Una società che vuole questa elite di Davos? Una società distopica, senza passato e senza futuro, senza fede e senza ideali, senza cultura, senza arte, senza padri, madri, senza famiglia, senza Stato, senza maestri, senza guidi spirituali, senza rispetto per gli anziani o speranze per i nostri figli. Non possiamo stupirci che dopo aver scristianizzato il mondo occidentale, questa elite consideri la Russia un nemico da abbattere. La Federazione Russa si pone innegabilmente come ultimo baluardo della civiltà contro la barbarie e raccoglie intorno a sé tutte quelle nazioni che non intendono sottostare alla colonizzazione della lista. NATO, ONU, Organizzazione Mondiale della Sanità, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e di quella congerie di fondazioni, leggi Soros, Schwab e Company, che hanno come scopo l'indottrinamento delle masse, la manipolazione dell'informazione, la creazione di primavere colorate per destabilizzare i governi legittimamente eletti e seminare caos, guerre e miseria come instrumentum regni. E poi attacca la recente farsa pandemica condotta con metodi criminali che io non ho esitato a denunciare sin dall'inizio del 2020. Dopo di questo sono seguite nuove emergenze, tra cui quella ucraina, provocate deliberatamente, questa è la guerra in Ucraina, come la punta l'arcivescovo Viganò, provocate deliberatamente con lo scopo di distruggere il tessuto sociale ed economico delle nazioni, decimare le popolazioni, la popolazione mondiale, concentrare il controllo nelle mani di un'oligarchia che nessuno ha eletto e che ha perpetrato un vero e proprio colpo di Stato mondiale, di cui prima o poi sarà chiamata a rispondere dinanzi al mondo. I teorizzatori di questo colpo di Stato
hanno nomi e volti, e lui li fa, da iniziare da George Soros, Klaus Schwab, Bill Gates. Chi oggi dichiara nemica la Russia considera nemici anche gli europei, gli americani, gli australiani, i canadesi, e come tali li tratta perseguitandoli e impoverendo, eccetera. Cioè, tu vedi che un'analisi fatta da qualsiasi persona, no, di questo tipo, di questa precisione chirurgica e di questa onestà e soprattutto coraggio, perché qui ci stanno altri che dicono ah sì, giusto, giusto, ma quello che manca è il coraggio. Questo è un coraggio da leone, infatti adesso è stato sempre sotto persecuzione, ma adesso un vescovo vicino a queste idee, come il vescovo Strickland qui negli Stati Uniti, è stato declassato, è stato cacciato, cosa mai successa, da Bergoglio, no? Per cui questo era l'elemento, diciamo, l'elemento epistemologico, l'elemento spirituale in questo triangolo Putin, Trump e io ci vedo Viganò, sia come Viganò come persona, sia come quello che lui rappresenta, perché rappresenta praticamente l'unica speranza rimasta alla Chiesa Cattolica, ma come vedi, lui essendo veramente ortodosso cattolico, è anche molto ecumenico, cioè non ha nessun problema a dire sì, dobbiamo avere una relazione, un dialogo, una collaborazione con la Chiesa ortodossa, naturalmente noi siamo cattolici, e con Putin, perché Putin è quello che si oppone, cioè una volta che hai identificato chi è che stiamo combattendo, chi è il Satana della situazione, no? E questa oligarchia, grande passo avanti rispetto a quello che dice, ma è l'America contro la Russia e contro la Cina, poi la Cina che... No. C'è un'oligarchia internazionale. Questo è il punto. E contro questo noi dobbiamo unire tutta la popolazione. Non è che facciamo l'est contro l'ovest. Noi liberiamo l'umanità da questi mostri. Chiarissimo la disamina, e quindi c'è in pratica, in base anche alla tua analisi, questo ideale triangolo che ha i vertici in Putin, Trump e Viganò. E su questo naturalmente terremo puntata la nostra attenzione e anche le nostre analisi future, grazie anche ovviamente al tuo preziosissimo contributo. Caro Umberto, direi che ci abbiamo alla conclusione, anche perché l'analisi è stata molto ampia e come sempre molto particolareggiata. Hai proprio tracciato le coordinate molto bene per dare a tutti i nostri ascoltatori la possibilità di capire la situazione, la mappa del territorio, se possiamo così dire. E questa è la nostra ultima puntata prima del Natale, quindi io ne approfitto per farti gli auguri. Grazie Carlo, auguri, buon Natale, buon anno a te, alla tua famiglia e a tutta la tua famiglia che ti segue dal video. Grazie. Noi ovviamente avremo presto un altro appuntamento, e quindi anche per seguire tutte queste vicende e anche gli sviluppi anche di altre vicende che già anche grazie a te trattiamo. Grazie ancora, auguri, e grazie a tutti voi, amici ascoltatori.